Ragazzi, se volete mangiare dei buonissimi ravioli cinesi a Milano dovete venire qui. Ecco qua, adesso vi dico le via, c'è l'indirizzo, guardate. Sono tanti tipi di ravioli, dal rotolo al panino, ai ravioli, quattro pezzi, i pezzi sono anche contenuti, non sono tanti e ve li fanno assolutamente al momento. Guardate un po', adesso vi faccio vedere quella cucina. Anche il adesso all'opera praticamente c'è l'amico qui. Ecco un po' com'è. Si chiudono i ravioli. Ecco l'arte qui di chiudere. Ci troviamo a Milano in zona Isola, guardate un po', c'è anche una salettina se volete venire qua, molto pulita, molto carina. Ecco, vi raccomando, soprattutto iscrivetevi al mio canale, quindi vi raccomando, se volete venite in via Piazza La Costa numero 10, Piazza La Costa numero 10. Amici, ecco qua, questo è un posto frequentato dai giocatori del Milan. Guardate un po' cos'è che vengono a mangiare, guardate tutti i prodotti, c'è anche il maritozzo e si va anche sul salato. Come dicono quei ragazzi, quando hanno voglia di fare una toccata in via, vengono qua a mangiare qualcosa buono. Guardate che qualità, la tasca cotta, la tasca di zucchine e non solo, il bar è molto molto carino, si continua con i dolci. Qui iniziano ad infornare le pizze, ecco qui la preparazione della pizza alla pala e non solo, se hanno voglia. Beh, buono anche un buon bicchiere di vino, che anche i calciatori chiaramente bevono i loro bicchieri. Mi hanno regalato anche il cappellino del Milan, molto particolare, vabbè, quindi se volete sapere il posto ragazzi fatemi sapere che ogni tanto si possono trovare i giocatori. Ciao ciao! Dove beviamo un ottimo caffè a Milano? Ecco, la caffettiera si chiama Caffè Napoli, ci troviamo in una zona di Milano che si chiama zona Isola, è precisamente in via Pola. Guardate un po', dalle brioche alle piccole sfogliatelle e dall'ottimo caffè che già ragazzo mi ha preparato, un ottimo caffè, vero? Guardate un po', adesso lo assaggiamo, innanzitutto la caratteristica, e non tutti lo fanno, che c'è sempre un po' d'acqua ad accompagnare il caffè che berremo, poi assaggiamo ovviamente il caffè, il locale è molto molto carino e i prodotti estremamente di qualità. Ecco qua, adesso ovviamente proviamo il caffè, altrimenti no? Lo valutiamo. Il ragazzo dice che se si vuole c'è anche la cremina fatta al momento, che la si mette in mente ed è buonissimo. Prima un po' d'acqua per cibare la bocca, per il caffè ho fatto mettere la cremina. Delizioso, buonissimo, venite qui quando volete. Dove mangerò la pizza oggi? Assolutamente nel piatto rosso-nero, no? Guardate qua, a Cimira, passione e forza, qui ci andrà un'ottima pizza che tra un po' vedete, ma una pizza veramente buona, adesso la vedrete. Ecco qua, la pizza eccezionale, che adesso mangeremo, comunque la cosa fondamentale è che c'è stato il piatto del Milan. E per aver visto il piatto del Milan bisogna anche assaggiare la pizza. Andiamo. Pizza buona. Quindi se siete interessati a questa pizzeria dove vi danno anche il piatto del Milan, fatemi sapere che vi dirò. Ciao. E a presto. Ovviamente forza Milan. Troviamo a Milano e guardate un po' che specialità e che bontà, svariati tipi di pizze da provare assolutamente. Questa è addirittura con la mozzarella di bufala sopra, zola e formaggio. Guardate che delizio ragazzi, guardate questa col tonno. Tonno, patate e salsiccia sopra. Bel vedere, complimenti ai ragazzi. Di pizze, se siete anche amanti dei dolci, ce ne di svariati tipi. E allora Dio che ci segue, no? Ecco qua c'è anche il maritozzo, questo è un locale in Corso Como, a Milano, se siete interessati ditemi che vi dico dov'è. E non solo, se volete fare anche il liquore ai limoni, quei limoni sono assolutamente non trattati. Quindi amici, se volete sapere chiedete. Ciao ciao!